In realtà questo progetto era composto da alcune sottosezioni. In queste sottosezioni abbiamo puntato su quelle che sono le caratteristiche, i legami più forti della nostra terra, che sono la religione e per quanto riguarda soprattutto Benevento Città e alcuni altri paesi come San Lupo, Cerpaloni, la leggenda delle streghe. E quindi si è voluto appunto organizzare una rassegna di musica sacra dal nome Sacra Terra che ha riscosso un successo incredibile. Io addirittura, il sottoscritto, è stato invitato proprio da Radio Vaticana a presentare il progetto, proprio perché stesso Radio Vaticana l'aveva ritenuto molto valido. Strearia, il festival di magia, basta guardare le foto, i video di quelle serate, il cortile della Rocca era stracolmo, i bambini per il corso con la Street Magic si sono divertiti tantissimo, ho avuto veramente tanti riscontri positivi e di questo ne sono felice. Ecco, questo spero che è una cosa che continui, perché a differenza di altre rassegne, di altre cose che si possono fare in una città di Benevento, nulla ha il brand, può sfruttare il brand di un festival di magia, di comunque eventi legati alle streghe. Sicuramente noi siamo abbastanza contenti di come è andato il progetto, della risposta che abbiamo avuto soprattutto nei singoli paesi della provincia, dove è sempre più difficile organizzare eventi culturali. La continuità di questo progetto in realtà è un punto interrogativo, devo essere sincero, perché non dipende prettamente dall'amministrazione provinciale, ma perché questo è un progetto su fondi regionali. Allora, diciamo subito che i nuovi bandi hanno adesso un fascino storico tutto particolare, ma nel passato non dovevano essere così affascinanti come invece di adesso. Erano dei guerrieri terribili, intanto si chiamavano Winnigay, che nella loro lingua significava gli indemoniati.